Fattura elettronica, il giudice del Tribunale Civile di Roma, in un'udienza monocratica, ha rigettato il ricorso di ANC. Nel comunicato stampa emanato ieri dall'Associazione Nazionale Commercialisti si commentava così: una riflessione dovuta, ma non ci fermeremo. Che cosa intende Presidente Marco Kuchel? Come reagirà adesso l'associazione? Quale sarà l'iter giudiziario, se ce ne sarà uno, che intendete percorrere? Sì, ieri 28 dicembre è stata emessa l'ordinanza da parte del Tribunale Civile di Roma, rispetto alla nostra causa d'urgenza per la sospensiva, dei termini, della fattura elettronica. Chiaramente noi accettiamo il provvedimento perché comunque così deve essere fatto, però con molto rammarico anche un po' derivante dalle motivazioni, cioè sembra che ci sia una volontà sia da parte del garante della privacy che anche da parte del tribunale di far partire a tutti i costi questa fattura elettronica e poi verificare casomai successivamente se effettivamente ci saranno situazioni di irregolarità, di violazione della privacy e quant'altro. Con questo noi, essendo già sicuri a priori che si verificheranno, abbiamo tentato di evidenziare, già porre l'attenzione su questi aspetti e quindi chiedevamo che prima fosse messo in sicurezza l'intero sistema prima di farlo partire. Così non è stato. Naturalmente, al di là dell'amarezza del momento, che ieri chiaramente abbiamo avuto, ma siamo pronti comunque a trovare anche altre strade, a provare altre strade per far capire effettivamente quello che noi riteniamo un grave danno irreparabile che l'intera economia, ma soprattutto i cittadini, subiranno in questa prima fase di avvio. Stiamo già valutando con il nostro legale azioni giudiziarie, anche su altri livelli, fino ad arrivare anche a cause singole, perché già stiamo verificando che il portale dell'Agenzia delle Entrate su fatture corrispettivi sta dando problemi. Anche ieri era offline molte volte. Questi sono problemi perché comunque sono interruzioni di servizi pubblici e quindi bisogna cominciare a evidenziarli. Ci sono segnalazioni da parte di colleghi di anomalie non soltanto contrattuali da parte di piattaforme private, ma anche di vere e proprie anomalie gestionali, cioè con violazione palese di privacy perché si viene a conoscenza di dati personali di soggetti non interessati direttamente o per i quali non abbiamo la delega. Quindi, ripeto, noi siamo determinati nell'interesse collettivo a continuare questa battaglia sulla fatturazione elettronica. E mi preme ribadirlo, non perché siamo contro la digitalizzazione del paese, non perché siamo contro la lotta all'evasione nel nostro paese, assolutamente no, ma perché noi vogliamo che tutto questo venga fatto nella massima trasparenza e sicurezza per i cittadini, per gli operatori economici e quindi per l'intero sistema economico del paese. Fin quando non avremo la certezza che questo avviene, noi siamo costretti, ci sentiamo in dovere di continuare la nostra battaglia. Ecco, mi piacerebbe soffermarmi sul fatto della riflessione che è necessario fare adesso in questo momento. ANC è sempre stata, diciamo, molto sul pezzo per quanto riguarda le novità legislative in materia di fatturazione elettronica, pur essendo accusata spesso all'interno del mondo della categoria istituzionale e anche dal punto di vista delle associazioni, di aver agito troppo tardi. Non è così, ribadiamolo, l'azione di ANC in questo senso è stata costante e continuerà ad esserlo. Assolutamente, non è stata tardiva, anzi è stata molto anticipata anche rispetto a quello che è l'entrata in vigore della norma. Noi già nel 2017 abbiamo posto tutta una serie di attenzioni
anche con, coordinando un'attività coordinata con Confindustria. Abbiamo fatto addirittura una conferenza stampa a Roma, non soltanto sulla fatturazione elettronica, ma che ha riguardato anche le criticità sulla fatturazione elettronica. Quindi è da tempo che noi, la nostra attività, che non si limita certamente soltanto alla fattura elettronica, perché spazia a 360 gradi sui problemi di categoria e anche i problemi del paese, ma sulla fatturazione elettronica noi siamo stati estremamente tempestivi, evidenziando tutto ciò che a nostro avviso era irregolare, partendo dalle difficoltà delle imprese fino ad arrivare alla gestione degli studi, fino ad arrivare alla questione della privacy. Abbiamo posto in essere tutte le interlocuzioni possibili. Abbiamo scritto alle associazioni datoriali delle rappresentative delle imprese, CNA, Confesercenti, Confcommercio, per Confindustria, per avere un confronto con loro su quello che era, a nostra moda di vedere, un pericolo per il sistema economico del paese. Abbiamo scritto a Conte, al presidente del Consiglio Conte, ai due vicepresidenti Di Maio e Salvini. Abbiamo avuto un'interlocuzione forte con i parlamentari, ci sono state interrogazioni parlamentari, ci sono stati emendamenti. Purtroppo tutto vano, perché sembra che l'obiettivo principale di questo paese sia far partire ad ogni costo e ad ogni rischio, tra l'altro, la fattura elettronica. Ritengo, anche per un discorso di copertura, no? Quindi, come ha detto il ministro Tria e il vicepresidente Salvini, che serve per la lotta all'evasione, quindi dà una copertura al bilancio stato di partite da 2 miliardi e 2, ora è arrivato 1 miliardo e 8. A parte che questi dati possono essere facilmente controvertibili, ma non può essere una ragione di cassa a determinare un avvio del tutto improvvido della fattura elettronica. Noi l'abbiamo evidenziato sin dall'inizio, abbiamo tentato tutte le maniere con le nostre interlocuzioni, quindi con il nostro dialogo, con le nostre proposte, di porvi rimedio. Purtroppo, nemmeno l'ultima istanza disperata del ricorso d'urgenza, perché di questo si tratta, il ricorso d'urgenza presentato al Tribunale di Roma il 14 dicembre, con l'udienza il 27 dicembre e l'ordinanza il 28 dicembre, quindi testimonia l'urgenza della materia. Purtroppo ci ha dato ragione. Questo, ripeto, il rammarico c'è tutto, ci stava perché sapevamo benissimo i grossi interessi che c'erano dietro, però ci siamo sentiti in dovere di farlo e continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, in maniera democratica, in maniera anche rispettosa delle istituzioni, ma non possiamo fare altro che andare avanti su questo fronte. Bene, grazie al presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Kuchel. Arrivederci.